a tutti ragazzi, dopo finalmente siamo ritornati sul canale, cercheremo di essere un po' più attivi, cercherò di essere un po' più attivo e porto un po' di, tra virgolette, delle novità. Una è che ho deciso di mettere la mia bellissima faccia. Guarda gli scherzi, ho deciso di mettere la faccia così sapete bene o male con chi avete a che fare. Questa è una novità. La seconda novità è che cercherò di fare video con qualcuno che viene qua con me, al mio fianco, e fa dei video con me. Il primo che verrà penso che sia Black Blood, ne avrete sentito parlare quando ogni tanto lo insulto, comunque ci sarà Black. E Black penso che verrà, e introduco un'altra cosa, verrà a fare un video di Gears of War 4, che in teoria dovremmo averlo il 6. Il 6 in teoria verso le 6 di sera dovremmo essere online, io e Black, a registrare i video per YouTube. Farò un pezzo di video della campagna, un pezzo di campagna e poi un po' di multiplayer, così farò vedere un po' di multiplayer. Io la mia intenzione sarebbe quella di mettere sul canale tutta la campagna, perché così uno, come ho fatto con The Last of Us, così a chi può interessare il gioco gli può piacere, se la può seguire, tra virgolette, chi magari ha la PlayStation 4 e non ha mai potuto, tra virgolette, guardarsi in Gears la campagna, io gliela butterò sul canale. L'unico problema è che io il 6 registrerò la puntata, il 7 se riesco registro un'altra puntata perché poi parto e per motivi di lavoro vado in Germania per una settimana, poi ritorno e riprenderò a mettere i video sul canale. Quindi metterò una o due puntate di Gears, poi andrò in Germania, tornerò e risarò sul canale. Poi in teoria vi farò sapere qualche cosa perché il 14, 15, 16, domenica 16 se non sbaglio, sarò al Game Week a Milano a vedere un po' di giochi, cosa c'è, novità, mica novità. Poi farò un video, ve ne parlerò un po', se riesco col cellulare riprendo qualcosa perché ho già una videocamera. Quindi vedrò di fare quello che possiamo io e Black, perché sarò con Black. Ci sarà anche la mia ragazza e l'altra e sua cugina che è Patrus, che anche lei verrà qua a fare dei video con me qualche volta. Niente, tutto questo è una novità per il canale, non mi ricordo se vi ho già detto che farò venire qualcuno qui a casa a fare video, sì, insomma. Poi il 7 metterò il video sul canale metterò il video che aprirò, scarterò perché cambio la mia Xbox One con la Xbox One S di Gears. Quindi il 7 farò il video che scarteremo la One sempre con Black. Beh, penso che sulle cose del canale vi abbia detto tutto. Adesso con voi ci lanciamo in una partita e ho su, come potete vedere, PlayStation 4, One, sì, scusate, PS4 di Black Ops. Ci lanciamo a fare una partita. Voi direte, Black Ops, ma perché dal cazzo? Andiamo a giocare ad Uncharted. E qua siamo su Uncharted. Allora, per questa è un'esclusiva, come sapete, su PlayStation 4. E Uncharted da poco hanno messo una nuova modalità, che è questa qua, cacciatore di taglie. Andiamo a provare cacciatore di taglie insieme. Sì, so già che qualcuno avrà guardato in basso, se non l'avete visto, lo faccio vedere adesso. In basso a destra ci sono i punti. Sì, ho preso dei punti perché io sono appassionato a me delle cagate, skin, cazzate varie. Mi piacciono un botto e cerco sempre di recuperarle. È una cosa mia personale che mi piace avere così. Allora, giocatori rilevati. Hanno introdotto delle porcate, un po' tipo una barriera elettrica che potete vedere dall'icona là sotto. Adesso proviamo un attimo lo sfoggiatino. Proviamo, io c'ho già un po' che ci gioco. Per alcuni di voi che non ci hanno mai giocato, sarà la prima volta che vedranno questo gioco.
Mi chiamo, guardi a me i nuovi. Mamma mia, che genio. E andiamo. Allora, io metto assetto da gaming. Allora, prendiamo il P90, non mi interessa niente, prendiamo Chloe. Curiosissimo. E partiamo. È un po' lunghino dei caricamenti, però poi come gioco non è proprio malvagissimo, c'ha i suoi problemi perché ce li ha grossi, tipo nelle classificate, cioè ti mette a giocare con gente che veramente sarebbe meglio che prende la console e la butta fuori dalla finestra. Adesso vediamo se non sono io uno di quelli, vediamo un po' come va. Tutti belli cazzuti, i nostri compagni. E andiamo. Andiamo, però partiamo, cioè è lentissimo, cioè i caricamenti sono un botto lunghi, fanno un'angoscia. Ok, avete, si dice nel prossimo turno, ok, c'è il nemico, praticamente dobbiamo uccidere il leader, è tipo, per chi conosce Gears, è il leader, è il guardiano di Gears. Bella. Cazzo, fammi il taglio, scemo di merda. Questo pagliaccio va. Subito che vogliono fottermi le taglie. Ah, quello è il nostro leader, dobbiamo difendere. Qui ci si arrampica, si fa porcata manetta. La Madonna. Se, minchia, tutte me le inquate questo. Sono di merda. No, stai qua, tranquillo, staziona. Mi raccomando, fai pagare anche il biglietto quando passa la gente. Sono di merda. Oh cazzo, minchia pensavo di essere caduto. Grandissimo, guarda come si muove, attivo, guardate, attivo, attivissimo, facciamo un po', mettiamo di questo, porcata più porcata che non si può. Minchia, parla pure il controllo, qua. E qua è roba mia questa, pagliaccio. Qua cercano sempre di incularti tutto. Quella, questa è alleato. È un mix, questo è un mix tra la pezzo di merda. È un mix tra la mi rialzi? Grazie. Fa niente, fammi morire qua. È un mix tra le piastrine. Uccisione confermata, sono i conseguenti le fa raccogliere e sono tra virgolette delle, come cazzo si chiamano, delle taglie. Porca, minchia che sberla, vai a fare il culo.
vedete, queste qua sono tipo le piastrine di cotte, invece qua le raccogli si chiamano taglie. Ed è tipo un guardiano di Gears, perché praticamente il guardiano va curato, questo cazzo di controller va curato e va protetto, curato, va protetto. Muori, bastardo. Lo spacco. No, porco. Grandissimo. Ma con calma, fai con calma, quando c'è voglia, poi ci giochiamo. C'era una granata, mamma. Mica lo sfondo sto controller. Sono invisibili agli occhi del nemico. Non mi guarda poi. Quello non mi ha neanche cagato, cioè, mi ha lasciato passare così, vabbè. Oh. Ma il controllo che ha fatto questo con questi suoni del cazzo, non sfondo. Non sì, qua me la sono proprio chiamato, proprio da coglione, in mezzo alla mappa con la pistola in mano. Sì, grande che mi rialza, grandissimo. Se c'è qualcosa da prendere, bella, tanta roba. No, ho sbagliato. Beh, questa, pensiamo qua. Che ti spacco controllo. Mamma, signori, questa è proprio una nave clamorosa. Sì, questa è una mugiata, non l'ha neanche sentita. Vieni qua, ti alzo io ciccio, ti alzi, mica, guarda che le spalle, no? No, sta là. A aspettare sto cazzo. Oddio. Che mi hai fatto male. Con calma, eh. Perché va lontano, se sei male. Scusa, scusa. Muori bastarda.
Mamma mia, ragazzi, che potenza! Cioè, ma che potenza! Cioè, ho fatto un cazzo. Ah no, minchia, 13. Potenza, potenza senza controllo, potenza senza controllo. Cosa fare? Cosa fare? È inutile il gioco. Io butto via il controllo, mi sono rotto il coglione. Sto scherzo. Ok. Adesso vi faccio vedere due cose di Uncharted, giusto così per farvele vedere. Anche se non me ne frega un cazzo, le faccio vedere lo stesso. Ok. Allora, Uncharted, cioè, se vedete, c'ha cacciatore di taglie, c'è squadre che sono partite normali, poi c'è la classificata che si può arrivare fino al grado maestro e si sblocca degli equipaggiamenti a cazzo, e poi c'è controllo e saccheggio che non li ho mai giocati, io gioco sempre in bed, invece a squadre classificato. Questo è Uncharted, carino, molto bello come gioco, a me mi sta incastrando un attimo, infatti sto passando molto tempo sulla PlayStation 4 a giocare su questo gioco. Detto questo, chiudo parlando di due cose velocissime. Allora, ragazzi, quando molti di voi mi postano sui video, mi chiedete sempre le solite cose, per quello che sono arrivato a un certo punto che non rispondo più perché tutti mi chiedete, è ancora possibile fare una condivisione sulla PlayStation 4 o sulla One? Sì, ragazzi, sì. È ancora possibile. Se quando fate il passaggio vi crea qualche tipo di problema che non ve lo fa fare sulla One, fate la pulizia della cache. Che cos'è? Non è altro che tenere premuto, accendere la console, tenere premuto il tasto dell'accensione sulla console, l'icona che si illumina, tenerla premuta finché la console non si spegne. In quel modo lì la console si spegne e fate la pulizia della cache. E dopodiché dovrebbe ripartire tranquillamente. È capitato anche a Thor che adesso gli ha cambiato la console e l'abbiamo messo a posto così. L'avevo già scritto. Poi, prima di chiedere le cose, cioè, guardate se nei commenti qualcuno mi ha già chiesto e non è già stata data quella risposta. Perché molte volte mi chiedete veramente sempre le solite cose, in quanti si può fare, se si può fare. Solo digitale o CD. Veramente, ragazzi, non rispondo perché me l'avete chiesto così tante volte ho già risposto che veramente sono stanco di continuare a ripetervi sempre queste cose. Guardate nei commenti e nei commenti trovate già le risposte. Infatti, ad alcuni ho scritto leggete i commenti perché ci sono già le risposte. Cos'altro vi volevo dire? Niente, penso che vi ho detto tutto, vi ho detto dell'apertura della console, che prenderò la One di DS e l'aprirò qua con voi. Buon ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che apprezzerete il fatto che ho messo la faccia, spero che apprezzerete il fatto che farò collaborazione con dei miei amici, spero di riuscire a portare qui anche la mia ragazza e farla conoscere. E niente. Ci vediamo la prossima volta con un altro bel video che sarà Gears. Alla prossima, ragazzi. Ciao belli. Ciao ciao.